Ci sono quasi 500 milioni di euro del Banco di Napoli che noi abbiamo più volte chiesto come Fratelli d'Italia che venissero reinvestiti. Certo, perché è così, perché tutto il rapporto con le banche di questi governi è lo stesso. Quando le banche vanno male pagano gli italiani, quando le banche vanno bene guadagnano le banche. Il tema del Banco di Napoli è esattamente questo. Quando il Banco di Napoli andava male, sì, hanno pagato di fatto i cittadini, i risparmiatori. Adesso che si sono recuperati dei soldi dalle sofferenze, ci sono 500 milioni di euro che ballano, più altri 240 milioni nella voce credito, quindi recuperabili. Noi abbiamo chiesto che quei soldi venissero utilizzati, restituiti al territorio, investiti in iniziative di credito, investiti in iniziative di occupazione, invece ci hanno detto di no, perché quei soldi servono ad andare a salvare altre banche. Quindi sono soldi di fatto, insomma, pagati con il sangue, recuperati con il sangue anche del territorio dei risparmiatori, che serviranno, tanto per cambiare, solamente a fare gli interessi delle banche.